Allora, Almitra disse, vorremmo adesso chiederti di parlarci della morte. Ed egli rispose, voi vorreste conoscere il segreto della morte, ma come potrete scoprirlo se non lo cercate nel cuore della vita? Il gufo, che ha occhi limitati alla notte e ciechi di giorno, non può svelare il mistero della luce. Se volete davvero afferrare lo spirito della morte, spalancate il vostro cuore sul corpo della vita, poiché la vita e la morte sono unite ed indivisibili, proprio come lo sono il fiume e il mare. Nel profondo delle vostre speranze e desideri giace la silenziosa conoscenza dell'aldilà, e come semi sognanti sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera. Abbiate fede nei vostri sogni, giacché in essi è nascosto il cancello dell'eternità. La vostra paura della morte non è che il tremito del pastore al cospetto del re, che sta per imporgli le mani in segno di onore. Ma sotto il suo tremito non è forse egli gioioso, perché porterà poi l'emblema del re, e non è tuttavia forse più conscio del suo tremito. Poiché cosa significa morire se non stare nudi nel vento e sciogliersi al sole? E cosa significa cessare di respirare se non liberare il respiro dai suoi incessanti flussi, affinché esso possa, lieve e disciolto, elevarsi, espandersi e cercare Dio? Solo quando berrete dal fiume del silenzio canterete davvero. E quando avrete raggiunto la cima del monte, allora comincerete a scalare. E quando la terra reclamerà le vostre membra, allora danzerete veramente.